Vai. Analizziamo l'anatomia della pianta. In questo caso la pianta si sta letteralmente aprendo, nel senso che il suo fusto principale sta incominciando a dare corpo vigoroso a una femminella. Qui le scelte sono molteplici che si possono fare. Il numero di piante è alto e per esperienza preferiamo non far crescere troppa vegetazione in una pianta che decidiamo di far sviluppare in altezza, proprio perché più vegetazione la pianta mette su, più gemme, più meristemi apicali può sviluppare, più la linfa verrà riconvertita in foglia anziché in frutto. Invece la logica del far crescere un pomodoro in verticale vuole proprio restringere il più possibile lo scorrimento della linfa in funzione della fruttificazione. Ecco, e ora la teoria della femminella. Tagliarla o non tagliarla? E soprattutto dove tagliarla? Tagliarla alla base? Ecco, in questo caso, a meno che una femminella sia veramente piccola, e in quel caso mi sta bene staccarla di netto dall'ascella, ma quando incomincia ad avere una sua forza, una sua struttura, un suo corpo, io preferisco non tagliare all'ascella, ma tagliare dopo la prima foglia, o se fosse ancora troppo grossa, dopo la seconda. Cioè, se io qui la taglio in questo punto... L'hai appena fatto. Esatto. Comunque la linfa scorre e, alimentando questa foglia, evita di far diventare questo un punto di cancrena. Se io tagliassi qui sarebbe molto più rischioso per il suo fusto principale, perché sì, la linfa alimenterebbe questa foglia, ma qui ci sarebbe una ferita più grossa vicino al tronco, che è comunque la parte più sensibile. Allora, scegliere di fare il taglio dopo il primo nodo è un modo per allontanare la ferita dal punto più sensibile. Un piccolo trucco che a me piace molto. Se uno non taglia mai le femminelle, che succede? Succede che la pianta diventa un cespuglio stracarico di rami, stracarico di foglie, e ci mette molto più tempo a fare i frutti, perché la linfa viene riconvogliata nella produzione vegetativa anziché nella fruttificazione. Questo per la pianta di pomodoro, come per tutte le solanacee, è una cosa molto normale, perché sono piante che vengono da un clima in cui il gelo praticamente non esiste, per cui nel loro clima nativo sono delle piante praticamente perenni. Da noi, verso fine estate, incominciano a soffrire del freddo e incominciano a terminare il loro ciclo vitale. Quindi noi le coltiviamo come delle annuali, ma loro, quando arrivano verso settembre-ottobre e sono ancora piene di fiori, lo fanno perché tecnicamente, se il caldo continuasse, loro potrebbero andare avanti e fruttificare a Natale, a Capodanno, a Pasqua, eccetera. Tutto questo, il controllo delle femminelle, l'impalcatura a farla crescere in verticale, è un escamotage che gli ortolani hanno trovato nel tempo per ottimizzare lo spazio e il tempo. Ma non è indispensabile, appunto. Se ricordiamo il glorioso raccolto del tappeto volante del 2018, era tutto in piano, tutto a terra, i pomodori non sono stati seminellati, non sono stati impalcati, e i pomodori ce ne erano comunque in grande quantità. Di solito, quando si fanno crescere verso l'alto, la volontà è quella di avere un po' più di ossigeno, un po' più di aria, un po' più di comodità e un po' più di ordine nell'avere pochi palchi di frutti ben posizionati, che valorizzano bene lo spazio. Cioè, in poche parole, se io qui voglio una pianta che mi dia tot pomodori lungo il tutore, serve sfeminellarla. Se io non la sfeminello, mi diventa un muro di rami che crescono in maniera incontrollata, fanno un sacco di foglia e meno frutti. C'è un altro discorso parallelo, che se io la faccio crescere a terra, la pianta, quando con il tronco entra a contatto col suolo, può produrre nuova radice, e quindi se la pianta cresce strisciando, come la natura ha progettato, espande il suo apparato radicale, aumentando la possibilità di assorbire acqua e nutrienti, per cui ha una radice che è grande quanto la sua vegetazione che si espande, tutto è bilanciato. In questo caso invece la vegetazione cresce verso l'alto, ma la radice rimane piccola, per cui avremmo una vegetazione troppo grande che lungo tutto il dorso, lungo tutto il gambo, cercherebbe di fare radici proprio per aumentare l'apparato, ma essendo in aria non lo potrebbe fare. Per cui in questo caso togliere le femminelle è una potatura verde che serve
a tenere bilanciato l'apparato fogliare con quello radicale. La tecnica che abbiamo visto, mi sembra, nel 2019, quella di far crescere appositamente una femminella in basso per fargli toccare terra, nasce proprio per questo motivo, per riuscire a aumentare la radice della pianta. Più la radice riesce a espandersi, più possiamo permetterci delle femminelle aeree. Chiaro? Sì, ho capito. Vai pure. Qui abbiamo il tronco, qui abbiamo la foglia, qui abbiamo il continuo del tronco con il palco floreale, altra foglia, e qui abbiamo la gemma principale, il suo meristema di accrescimento vegetativo. Tra il tronco e la foglia abbiamo la femminella, la gemma ascellare. Quando è così piccola mi sta bene di reciderla completamente. Perché? Perché la ferita è talmente insignificante che non rappresenta un problema. Poi volessimo fare i bravi, gli daremmo una bella spruzzatina di acqua con tea tree oil a uso alimentare e propoli in soluzione idroalcolica, ma anche alcolito di aglio, ma anche oli essenziali come possono essere timo, origano e altri, per aiutare la pianta a lenire la ferita. Ma più è piccola, meglio è. Allora, nella femminella qui sotto, io non posso, non me la sento più, l'ho già fatto in passato e ho già dimostrato quanto sia sconveniente fare il taglio qui in basso, nell'ascella, quando il gambo è grosso. Preferisco allontanarlo. Qui però è ancora grosso per i miei gusti e allora lo ritardo, in questo caso alla seconda foglia. Da qui e da qua la pianta mi produrrà comunque altre femminelle, ma io ci starò dietro, cercherò di starci dietro e intanto la linfa viene verso l'alto, nuove foglie e soprattutto nuovi fiori e quindi nuovi frutti. Vedi, qui c'è un bambù, ma manca la pianta, c'è proprio un vuoto strutturale. La pianta che abbiamo messo qui, per un motivo o per l'altro, non ce l'ha fatta, non mi ricordo esattamente perché, però è morta. Come colmare questo vuoto? Metterci un'altra pianta? Potenzialmente sì. Ma qui c'è una varietà particolare in cui avevamo le piante contate e non ne avevamo una in più. Per cui c'era un pomodoro con una bella femminella ascellare che stava crescendo virgolta, abbiamo detto facciamola diventare lei una pianta che va a chiuderci questo vuoto. E questa è una grande potenzialità che le femminelle hanno. Infatti, se analizziamo la pianta dalla sua base, c'è la femminella basale e questa la lasceremo stare a terra. Poi abbiamo il fusto, una prima foglia, e qui c'è la divisione. Questo che vediamo verso sinistra è il suo fusto principale, che qui stiamo cercando di far crescere verso l'alto, e questo, attraverso una legatura tattica improvvisata, lo facciamo diventare a tutti gli effetti una pianta che combacia con questo tutore. Lei va su, questo è il suo posto, ma quest'altra la portiamo di qua, o meglio, ci proviamo, perché non è detto che ci si riesca. A volte fare questi tentativi, se la femminella è orientata in modo troppo rigido, a volte si spezza, quindi questa operazione è bene farla comunque gradualmente o direttamente se la pianta lo consente. Prima di arrivare a legarla, testiamola un attimo, molleggiamola per portarla giù. Faccio una legatura un attimo più stretta, quindi faccio un doppio giro e aspetta. No dai, troppo lontana, come fai? Come ho fatto tutte le altre. Non è troppo lontana? No. Minchia, mi sembra un pochino forzata, sono sincero. Sincero? Sì. Però io ho piena fiducia che ce la farà. Credo che questa femminella prenderà il volo per il principio del fototropismo, seguendo la luce, crescerà verso l'alto. Di conseguenza qui possiamo già andare a sfemminellare nel modo tattico che abbiamo visto prima. Allora, qua abbiamo il tronco, qua abbiamo il primo palco di fiori che saranno frutti, qui abbiamo le foglie che ci servono, qui abbiamo una femminella piccola che possiamo già togliere. Qui abbiamo un altro palco di fiori che potrà diventare frutto e lo lasciamo. Qui lasciamo la foglia che alimenterà questi frutti e togliamo solo l'altra piccola gemma.
Quindi abbiamo fatto due piccolissime ferite per, si direbbe nel gergo, accecare questo braccio, questa branca, questo ramo. In questo modo la linfa ha più possibilità di correre a far crescere questa, che dovrebbe andare a colmarci questo vuoto, esattamente come questa. Con una pianta ne facciamo due che crescono verso l'alto e forse ne faremo una terza con questa femminella in basso che crescerà impazzita. Perché impazzita? Impazzita metaforicamente, come segno di un'espressione vivente che si ribella alla nostra geometria ossessiva, che vuole imporre che una pianta deve piegarsi a un certo pattern psicoestetico morale. Secondo me è una cosa buona e giusta. Anche secondo me. Adesso ti metto alla prova io. A me? Sì, ti va. Devo fare. Devi provare a... A legare. Prima a sfemminellare e poi a legare. No. Guardiamo questa pianta. Ok. Cosa ti rendi conto che bisognerebbe fare a questa pianta? Qui vedo che è stata già legata qui. Sì. Di conseguenza mi verrebbe da dire che bisognerebbe legarla di nuovo al tutore. Il problema è che mi sembra anche un po' bassa. E non lo so, forse sono io che sono troppo delicato, ma... avevo un po' paura a legarlo qui, che mi sembra un po' morbidino ancora. Invece è proprio quello che io farei. Ecco. Se tu prendi solo la femminella, hai una certa resistenza. Se tu imbraghi la foglia, che è alla base della diramazione, hai un'altra resistenza. Vedi che il fusto si dirama e c'è una foglia che punta verso il tuo naso. Questa. Quello è il fusto di sinistra. Sotto, alla sua base, c'è una foglia che viene verso di te. Esatto, se tu imbraghi la legatura da lì sotto, la pianta soffre molto di meno. Ho capito. Quindi così. Esatto. Okay. Io ho un po' di paura, forse mi sposto di là. Ti consiglio di convertire la tua paura in fiducia e gioia di sperimentazione. Ok, ok. Beh, lo sto già sperimentando qui. Il nodo lo puoi fare anche lontano dal tutore se vuoi, non sei obbligato. Io lo faccio prima in fuori, poi lì dentro. Ok. Se non mi confondo, ovviamente. Cioè, alla fine in questa fase va bene qualunque tipo di nodo, qualunque tipo di giro. Ah, sto facendo un casino. Aspetta, ok, ce l'ho. L'ho preso. La cosa importante fondamentalmente è che stia lì. Ecco. Non so, penso di aver fatto bene. Faccio il nodo per sicurezza. Però la pianta, come puoi vedere, io non l'ho legata. Ho legato, mi sono concentrato a fare i nodi vicino al tutore. E qui è solo appoggiato. Così sta meglio. Come ti senti dopo questo nodo? Di aver fatto un'esperienza nuova. E poi... sinceramente le femminelle da togliere io non saprei quali. In questo caso ragionerei così: qual è il fusto più grande dei due? Allora, questo. Esatto, io terrei quello come principale e l'altro lo sfemminellerei. Questo quindi? No, quella è la foglia. Ritorna con il dito alla base dove hai fatto la legatura, quello è il grosso. E invece dove tu hai fatto... Ah, non l'avevo visto, questo dici? Aspetta, fallo con l'altra mano. Questo? No. E questo mi sembra, c'è anche i fiori. Aspetta, parti dalla base dove hai fatto la legatura. Okay. Ok, qui anziché andare a sinistra vai a destra. Dici questo? Esatto, quella... è troppo grosso da togliere. Esatto, è troppo grosso. Allora la tecnica che abbiamo visto cosa suggerisce? Di fare il taglio non alla base perché è troppo grosso, ma... Ah, ok, giusto, quindi qui... Se lì ti sembra troppo grosso, fallo più in alto, dove è più piccolino. Di qui. Esatto. In questo caso è un taglio che fai alla seconda foglia. Ok, quindi la faccio qui. Esatto. Con le mani? Con l'unghia, netta, tac. Sono stato poco delicato. Penso di avergli fatto male. Guarda qui. Beh. Qui vedi? Sì, un pochettino gli hai fatto male, però considera che se quella cosa fosse successa alla base sarebbe stato un brutto molto più brutto. Sono un po' preoccupato per quel taglio fatto male. In questo caso è molto utile farli più alti perché avendo fatto la seconda foglia noi adesso abbiamo la possibilità di tentare
di rifinire il taglio con un attrezzo che... Hai fatto peggio! Niente. E niente, era il destino. Era il destino. A questo punto riproviamo qua? Io non me la sento. Fai tu, sei tu. Sì, io. Aspetta, dov'è che devi tagliare? A questo punto provo di tagliare qui. Aspetta. Quello che abbiamo detto che non andrebbe fatto, lo facciamo. Vai. Almeno è netto. Non ci sono slabbrature. Cicatrizziamo con l'argilla in polvere per provare a vedere se aiuta. Preso dalla terra, niente di sofisticato. Dolce Arturlo. Non sono abituato a stare davanti la camera. Beh, io ti ringrazio anche per questo giro di disponibilità. Lascerò il tuo canale in descrizione affinché le persone possano seguirti, conoscerti. Va bene. Io il canale non è che lo uso. Vabbè, però tu esisti e attraverso il canale magari ti contattano per collaborazioni, che ne so. Puoi salutare nel modo in cui solo tu sai fare. No. Dai. No, dai, no. Dai. Quello lì, ciao ciao. Sì. Dai. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. Quello era divertente tra di noi, ma... Allora facciamo un saluto normale. Un saluto normale. Non ci possiamo vedere, quindi non sappiamo se... Beh, in realtà sì che possiamo. No, non possiamo perché dovrei... Vabbè, facciamo un saluto normale. 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 Penso che sia il saluto meno normale.